Salve amici, bentornati sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi in questa puntata vi voglio parlare di un crono che ho per le mani in questo momento e come sempre quando ho un pezzettino interessante da farvi vedere e parlarne insieme lo faccio più che volentieri. L'orologio di cui parliamo in questo video è un bellissimo crono della Minerva, vedete? Eccolo qui, un orologino molto molto interessante di una maison storica che ha fatto la storia appunto dell'orologeria e quindi niente, adesso giriamo la telecamera e parliamo bene insieme in questo video. Ecco qua cari amici, stiamo parlando di un bellissimo crono della Minerva, databile intorno alla fine degli anni 50, di questa maison orologera che ha fatto appunto la storia dell'orologeria, che nacque nel 1858 per mano con i fratelli Charles Yvan e Hippolyte Robert di Villeray. Quella che poi sarebbe diventata la marca di orologi Minerva era all'inizio una fabbrica di orologi, di movimenti. Gli albori infatti vedono l'azienda assemblatrice di parti di orologi prodotti dalla fabbrica di ebauche de Fontamelon. Una vecchia lettera commerciale indica che l'azienda è stata chiamata H&C Robert S.A. in Villeray. Il nome dell'azienda ha cambiato parecchie volte, iniziando come Fabrique Robert Fleuret nel 1898, quando i due figli succedettero al padre. Poi Fabrique de Fabergé Robert Fleuret nel 1902, quindi Fabrique Minerva Robert Fleuret nel 1923 e finalmente nel 1929 Minerva S.A. Nel 1902, sotto la loro direzione alla sede storica del 1845, che fu ricostruita dopo un incendio del 1875, furono aggiunte due ali per dare alloggio ad un laboratorio di orologeria e un'officina con macchine utensili. Qui si fabbricavano movimenti e casse in nickel e in argento per orologi da tasca. Così Minerva si trasformò in una manifattura di orologi. All'inizio del secolo la manifattura iniziò a produrre movimenti per orologi da tasca, ma veniamo ai cronografi, appunto come questo. Nel 1908 la manifattura iniziò anche la produzione appunto del suo primo calibro cronografico 19.9 CH, come i cronografi poi degli anni successivi. Non aveva il sommatore delle ore cronografiche, quel modello, ma solo il registro dei minuti su base 30 o 45. In quegli anni il fatto che il catalogo di fornitura mostri i calibri da 12 a 16, diciamo tali 12-16, con l'indicazione quindi delle misure americane, fa capire appunto che la Minerva dava molta importanza all'export negli Stati Uniti. Ma nel 1923, che parte veramente la storia di Minerva, dove il marchio, il nome Minerva comincia a apparire come in questo caso sul quadrante, vedete? Perché l'azienda fu rinominata Fabrique Minerva S.A. quando appunto iniziò la produzione vera e propria, non solo di movimenti, ma anche di orologi finiti. E i calibri, era uno di questi calibri che veniva incassato, era il 1320 CH, un cronometro con movimento 12 3/4, che apparse sul mercato nel 1923. Un calibro che illustra perfettamente la classica e raffinata architettura dei cronografi da polso di quell'era. Vedete la foto che metto qui accanto, con un meccanismo della ruota a colonna, spirale del bilanciere Breguet e 17 rubini. Con il lancio di questo orologio l'azienda guadagnò la sua reputazione come fornitore di movimenti complicati di una qualità eccezionale. È così che si mettono le basi, quando si fanno le cose fatte bene. All'inizio degli anni 30 la crisi finanziaria costrinse la famiglia Robert ad abbandonare l'attività. Ma un ingegnere specializzato in meccanica orologiera, Jacques Pelot di Biel, aveva lavorato presso Minerva dal 1921
insieme a lui un tecnico, Charles Asnet, scusate la pronuncia, divennero con successo responsabili della manifattura. Ciò è anche dimostrato dall'incarico ricevuto nel 1936 come cronometristi ufficiali dei tempi di gara delle Olimpiadi Invernali di Garmisch. E appunto di quegli anni e con questa partecipazione fu prodotto un cronografo rattrappante da polso. Fu anche comunque un inventore universale perché brevettò anche il savonetto, un orologio che si caricava con l'apertura e chiusura a scatto del coperchio anteriore. La storia della Minerva prosegue durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Successivamente fu sviluppata una gamma completa di movimenti meccanici completata tramite movimenti automatici fatti in ebauche. Dopo il 1945 il nome Minerva era associato soprattutto agli strumenti misuratori di tempi brevi, cronografi e segnatempo ad alta precisione. Così l'indicatore Davoin, un catalogo svizzero delle manifatture di orologi, riporta l'impresa con il nome Minerva Sport S.A. come costruttrice di misuratori di tempi brevi per tutti i possibili sport, come pallanuoto e regate veliche. Questo fu importante perché appunto di questi sport ne venivano praticati tanti e Minerva dava un bel apporto per prendere i tempi. Il calibro di risparmio 14-52 entrò in produzione solo nel 43. Non disponeva di ruote a colonna e di ruote dentate per il comando delle funzioni cronografiche, ma di un meccanismo di innesto a frizione. La produzione di orologi diminuisce ugualmente a decorrere dal 1918. In quell'anno sono le prime note che illustrano il calibro 19-14, che poi sarà appunto la base di tutti i calibri segnatempo successivi. Ma arriviamo a tempi più recenti. Quindi facciamo un bel salto, se no questo video diventa troppo lungo. Nel 1990 Minerva ha prodotto anche un cronometro elettronico LCD, il Chronotech di Minerva, che si trova sul mercato in 10 modelli diversi. La famiglia Frey, i successori chiaramente, resterà proprietaria della manifattura fino alla fine degli anni 2000. In quegli anni verrà venduto al finanziere italiano Emiliano Gnutti, che investì ingenti finanziamenti per modernizzare la manifattura, installa agli apparati produttivi già presenti altri ultramoderni ed assume una ventina di persone supplementari sotto la guida di Beppe Menaldo, nuovo direttore, e di Demetrio Cabiddu, un orologiaio di grande reputazione. Ma nel 2003 verranno proposti ben 4 nuovi calibri, 2 solo tempo, 2 cronografi, tutti a carica manuale. Il primo calibro è il 6200 di 24 mm, l'altro il 1615, anch'esso solo tempo, con piccoli secondi di 38,4 mm di diametro. Poi viene il calibro 1321, ispirato al leggendario calibro 1320, costruito fino agli anni 50, è un cronografo monopulsante ad ore 2 di 29,5 mm di diametro. Conta 22 rubini, una riserva di carica di 60 ore e una frequenza di 18.800 alternanze ora. Infine troviamo il calibro 1629 con diametro di 38,4 mm. La storia di Minerva continua nel 2006 e si perpetua con il Tourbillon Mystérieux, con calibro Minerva 6560 a carica manuale, costituito da ben 280 elementi, di cui 28 sono rubini. Ponti e platina sono in maglie short, lega di rame, zinco e nickel, con proprietà fisiche in grado di conferire estrema solidità ai meccanismi. Il bilanciere, abbinato alla spinale con curva Phillips, offre una risposta cronometrica di assoluta qualità, a cui si accompagna la scelta delle 18.000 alternanze ora con un'autonomia di funzionamento di ben 100 ore. Avete capito bene? 100 ore di riserva di carica. Sviluppato in uno spazio di 38,4 mm di diametro per uno spessore di 9,70, il calibro Minerva 6560 è curato nei minimi particolari. L'esemplare, che sfrutta il principio di Robert Houdin, orologiaio che nell'Ottocento introdusse le pendule mystérieuse, in cui la trasmissione del moto dal movimento alle lancette, apparentemente sospese nell'aria, bellissimo, veniva effettuata mediante meccanismi e ingranaggi dentati dissimulati negli elementi decorativi della cassa. Il Tourbillon Mystérieux di Minerva ha il quadrante specchiato posizionato ad ore 6, sul quale sono collocati i due dischi dentati di vetro zaffiro,
con superficie metallizzata e doppio trattamento antiriflesso. Questi riportano le lancette di ore e minuti disegnate di colore blu. Il rotismo che li aziona è celato nella parte destra del quadrante sotto il ponte decorato che domina l'orologio. Una posizione laterale che consente quindi di disporre di una modalità misteriosa di avanzamento delle lancette. Questo orologio è quotato ai giorni d'oggi intorno ai 200.000 euro. Ma per terminare questa storia di Minerva, oggi Minerva è di proprietà del gruppo Richemont, di cui fanno parte appunto anche Cartier, Van Cleef, Arpré, Plaget, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, IVC, Panerai, Chloé e pure Montblanc. Bene amici, abbiamo parlato un po' della storia di questa maison orologiera, adesso ci guardiamo l'orologio che abbiamo qui, questo esemplare. Allora, questo esemplare è un orologio molto particolare, perché innanzitutto non incassa un calibro di manifattura Minerva, ma bensì un Valjoux 22, che dopo vediamo insieme. Ma la caratteristica simpatica di questo orologio è che sul fondello è marchiato, vedete, il logo della Pirelli, perché questo era un cadeau aziendale, ovvero che veniva dato dalla fabbrica di pneumatici Pirelli a qualche dirigente di azienda, magari in occasione di qualche prima produzione o piuttosto anche in occasione di qualche festività. Il movimento abbiamo detto un Valjoux 22, adesso lo facciamo partire. Ecco qua, è partito il crono. E a zero. La cassa misura circa 36 mm. Il quadrante io credo che sia una ristampa, però è una ristampa dell'epoca, perché vedo che non è proprio allineato perfettamente qua a ore 12, però credo sia una ristampa dell'epoca, quindi è talmente vecchia che diventa un quadrante appunto, non sembra neanche una ristampa, però credo che sia una ristampa. La cassa è cromata e adesso vediamo insieme il movimento, che è sempre un bel vedere, il Valjoux 22. Eccolo qua, fondello tutto appunto con Côté de Genève, vedete bene, e qui abbiamo il nostro Valjoux 22. Eccolo qui. Il movimento Valjoux 22 è stato lanciato nel 1917. È un cronografo a un quinto di secondo a carica manuale. Lo smistamento della cronografia avviene tramite ruota a colonne. Tra le sue funzioni troviamo i secondi cronografici centrali, un contatore a 30 minuti a ore 3 e i secondi continui appunto ad ore 9, come abbiamo visto, no? Quindi ore 3 e ore 9. Ha un diametro di 32,6 mm e uno spessore di 6,4 mm. Il bilanciere batte ad una frequenza di 18.000 alternanze ora. E sono presenti 17 rubini. La prima versione viene lanciata come movimento cronografico monopulsante e chiamato Valjoux calibro 14 GH. Nel 1936 esce la versione a due pulsanti chiamata Valjoux calibro 14 GHT. Verso la fine degli anni 30 esce anche la versione col contatore delle ore col nome di Valjoux calibro 14 GHH, ai più noti come Valjoux 71, ma solo dopo il 1944, dopo l'ingresso nel consorzio Ebusch S.A., prenderà il nome appunto di Valjoux 22. Questo movimento è rimasto in produzione fino al 1974. Tra i numerosi marchi che hanno utilizzato questo movimento troviamo Doxa, Beaumessier, Richard, Hoyer, Marvin, Vetta, Tavanes, Eterna, Girard Perregaux e anche molti altri, tra cui appunto anche Minerva. Ora ve lo faccio vedere, che richiudiamo il fondello. Facciamo la consueta prova a polso di questo bello orologio. Eccolo qua. È proprio un bel pezzo, sì. Devo dire che a me piace proprio tanto. Valutazione di mercato di questi orologi, siamo intorno ai 1000 euro. Poi dipende dalle condizioni, appunto, comunque siamo su quelle cifre lì. Un bel millino ci vuole per questo pezzo qui, più o meno.
Comunque, se qualcuno fosse interessato, è anche disponibile in vendita questo qui. È stato revisionato, io lo dico perché non è mio, però se so che il proprietario è intenzionato a darlo via, quindi se siete interessati, tant'è, mi contattate e è disponibile appunto per la vendita. Adesso giriamo la telecamera per i saluti finali. Bene cari amici, siamo arrivati anche alla fine di questo video riguardante il Crono Minerva. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Io per il momento vi saluto, ma ci vediamo presto con altrettanti nuovi contenuti. Ciao!